Allora, qui la presentazione è un po' particolare. Dovete sapere la breve storia dello esperimento. Io mi seguivo il professor Bertagnini da tempo per riuscire a ottenere una lezione su San Tommaso, o Tommaso d'Aquino, per dirsi voglia, indipendentemente dalle proprie posizioni teologiche e filosofiche. Il professor Giancarlo Bertagnini è stato docente di storia della filosofia medievale per tantissimo tempo, direttore del Dipartimento di Filosofia di Firenze per quasi tutto il tempo in cui sono stato dentro io. Quando sono arrivato c'era una persona, appunto, lo stesso anno, poi dopo sono entrato per Fagnini. San Tommaso è un grandissimo autore, questo immagino che lo sappiano anche coloro che non hanno mai sentito niente di filosofia, ecco. Tutti sanno Tommaso. Qual è il problema, qual è la ragione per cui giustamente il professore mi ha sempre detto sì, magari vengo però su un'altra cosa, che ovviamente, come vi rendete conto, e se non ve ne rendete conto è comunque intuitivo, trattare un autore come Tommaso in 2 ore, anzi meno, di lezione al festival è veramente, veramente qualcosa di complesso, difficile, perché semplificare, ridurre il complesso è molto difficile. È una sfida, è una grandissima sfida, però è una cosa che non si doveva fare, perché le nostre lezioni sono riguardate dalle aule LIM di tutta Italia. Basti fare un esempio: la nostra lezione più riascoltata è quella su Dante Alighieri, filosofo, sempre il professor Garfagnini, che ha totalizzato, facendo una media fra le visualizzazioni e le persone in aula, circa 25.000 spettatori online, d'accordo? Quindi stiamo parlando di strumenti didattici che impattano sul paese. E, d'altra parte, effettivamente capisco anche perché io mi sono innamorato della filosofia medievale ascoltando il professor Garfagnini, cosa veramente curiosa, perché è difficile che uno si innamori della filosofia medievale, non è quella di cui uno si trasporta più facilmente, no? Si innamorano di solito le persone più delle cose più in voga, più magari qualche tedesco moderno, qualche filosofo esistenzialista francese. Invece, ascoltando il professor Garfagnini, io mi sono innamorato anche della filosofia medievale, mi sono reso conto di che immensa risorsa, di che immensa base sia per studiare la filosofia successiva. Mi sono fatto poi laureato in filosofia del Rinascimento. Allora, io su Tommaso non presenterò assolutamente niente, visto che ho presentato la breve storia dell'incontro. Presento invece molto volentieri, finalmente accettato questa sfida, presento per la quinta volta al Festival della Filosofia di Firenze, finalmente su Tommaso, il professor Giancarlo Garfagnini. Grazie. Speriamo di restare all'altezza di questi standard. Il tempo non è sempre grande, è uomo. La filosofia medievale ha una caratteristica fondamentale, cioè nasce come strumento di ragione sulla base teologica. Cioè, alla base della riflessione filosofica del Medioevo, il Medioevo è a tutt'oggi la più lunga età dell'umanità, sulla base della lettura e del commento del testo sacro. Quindi, quando si parla di filosofia medievale, è estremamente importante, diciamo, individuare quelli che sono i periodi. Se voi guardate all'alto medioevo, cioè intorno fino all'anno 1000 dopo la caduta dell'impero romano, voi trovate fondamentalmente dei commenti al testo sacro, che siano libri dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento, e diciamo, l'educazione che veniva fornita ai giovani del tempo era una educazione quasi esclusivamente all'interno delle cerimonie ecclesiastiche.
se noi oggi possiamo leggere ancora dei testi che risalgono all'antichità romana e greca, lo dobbiamo all'opera materiale della maggior parte dei monaci, i quali trascrivevano come compito, ora et labora era il motto dei benedettini, no? Cioè il pregare, il tempo della preghiera da una parte, il tempo del lavoro dall'altra. Tempo del lavoro che poteva essere lavoro materiale o lavoro intellettuale. Il lavoro intellettuale consisteva nella trascrizione sui codici di quelli che erano i reperti dell'antichità. Appunto, se noi oggi possiamo conoscere molti dei testi dell'antichità greco-romana, lo dobbiamo a questi monaci, i quali appunto lavoravano sui manoscritti. Questo è un fenomeno che dura, diciamo, grosso modo fino all'anno 1000 più o meno. Poi si comincia effettivamente a cambiare il sistema, cioè non si legge e non si commenta più esclusivamente i reperti dell'antichità come lavoro fisico, ma come lavoro intellettuale, cioè si tratta di cominciare a leggere e per comprendere quella che era appunto una società diversa da quella in cui vivevano i monaci. Se noi pensiamo alla situazione europea intorno all'anno 1000, noi vediamo che se lo mettiamo su una carta geografica, la maggior parte del tracciato che riguarda il territorio è verde su alcune delle più antiche mappe, diciamo. Verde perché erano le foreste, erano i boschi che appunto coprivano e avevano invaso quello che un tempo era un territorio invece più abitato. Dall'anno 1000 in poi si assiste a un incremento demografico dovuto anche a tutta una serie di elementi materiali che cambiarono, diciamo, il modo in cui si viveva. Vale a dire, per esempio, c'è l'utilizzo del mulino a vento e ad acqua, la sostituzione del bue rispetto al cavallo per quel che riguardava la fecondazione dei campi, l'aratro veniva portato prima dal cavallo, poi dopo viene portato dal bue che ha molta più forza, può andare più a fondo nel terreno. Cioè nel momento in cui si crea una situazione economica che consente una maggiore vitalità, una maggiore durata di vita, piano piano quel verde che copriva quasi tutta l'Europa si va appunto va diminuendo e rinascono in qualche modo le città e rinascono le antiche vie consolari dell'impero romano che consentivano per esempio che una volta l'anno in Francia si tenesse la più grande fiera, diciamo, del Medioevo e questa fiera era frequentata dai mercanti e di tutta l'Europa. Quindi c'era un progressivo movimento. Questo movimento nella società riguarda anche in particolare la scuola. Cioè mentre prima la scuola era confinata dentro il monastero, e se voi fate caso, appunto, i monasteri stanno in genere su un colle, comunque lontano dalla città, con l'undicesimo e dodicesimo secolo noi assistiamo appunto alla nascita delle scuole cosiddette appunto le scuole episcopali, le scuole che aprivano le porte delle chiese, delle cattedrali all'insegnamento nelle città più importanti. Qual era il difetto di queste scuole? Prima di tutto la scarsità del materiale su cui lavorare e poi il fatto che non erano organizzate, nel senso che il responsabile di una cattedrale chiamava appunto
appunto a sé i docenti che erano in quel momento disponibili. Non c'era una struttura, c'era un avvicendamento, poteva arrivare lì il maestro in particolare del testo sacro, che conosceva magari a memoria, vuol dire tutto il testo sacro, ed era in grado di commentarlo, e poi subito dopo arrivava qualcuno che invece si occupava di geografia o di mercanti, no? E quindi non c'era una continuità di insegnamento. Questo è l'intento delle città, perché le città sono il fenomeno fondamentale di cambiamento, è la chiave di volta del cambiamento. Quando appunto all'interno di una città esisteva una cattedrale, un'importante chiesa, e questa città appunto richiamava a sé tutta una serie di personaggi che fino allora erano stati esclusi, emarginati. Le città cominciano a diventare più importanti dei nobili che stavano nei loro castelli e che tiranneggiavano in genere appunto gli abitanti dei luoghi vicini. E questi, diciamo, insegnanti delle scuole cattedrali fornivano i primi strumenti per quello che sarà poi appunto l'insegnamento universitario successivo. Una delle scuole più importanti e che prelude già alla futura università è la scuola di Chartres. Chartres è vicina a Parigi, vicinissima a Parigi, peraltro, e ebbe la fortuna, diciamo, di avere una serie di insegnanti molto ferrati, molto preparati, che mettevano insieme appunto questi reperti della cultura antica. Il momento ufficiale del cambiamento avviene agli inizi del XIII secolo, cioè agli inizi del 200. Quando un cardinale arcivescovo a Parigi fonda l'università. L'università nasce agli inizi del 200 come Universitas Studiorum, Università degli Studi, Magistrorum et Discipulorum. L'università è una corporazione che nasce all'interno di una grande città che era la capitale Francia, e si divide subito in facoltà. La prima è la facoltà delle arti, cosiddetta, che è la facoltà introduttiva, che si occupava appunto di letteratura e filosofia, poi la facoltà di giurisprudenza, la facoltà poi accanto alla giurisprudenza di medicina, e infine l'ultima facoltà, la più importante, quella che aveva maggior peso, la facoltà di teologia. Bisogna tenere presente che chi si iscriveva alla facoltà di teologia doveva essere già dottore in una delle tre facoltà precedenti. Quindi era un percorso molto più lungo, ma perché la teologia è naturalmente scienza sulla divinità, sul divino, e quindi era quello il culmine, diciamo, del cursus studiorum. Questo, dicevo, avviene agli inizi del 200, e nel 1225, grosso modo, si pensa, perché nei tempi difficili della nave appena esistevano, nasce appunto Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino è il rampollo di una famiglia nobiliare che quindi pensa al proprio pago come predestinato a una grande carriera ecclesiastica, e quindi l'idea della famiglia era proprio quella di farlo diventare, era possibile, abate di Monte Cassino, cioè la più grande abbazia dell'Italia meridionale e non solo. Tommaso prende però un'altra strada, si iscrive all'Università di Napoli, che era stata fondata da Federico II,
e si appassiona alla, diciamo, allo studio della, della teologia e soprattutto del, dell'ordine domenicano che era nato da poco, cioè andando contro i desideri della famiglia, la quale interviene e nel momento in cui viene ratificata la sua entrata nell'ordine domenicano lo rapisce, lo riporta a casa, lo tiene in segregazione per più mesi cercando in tutti i modi di convincerlo a riprendere la strada che la famiglia aveva segnato per lui, ma alla fine la famiglia è costretta ad arrendersi perché Tommaso non recede appunto dal suo intento. E qui comincia appunto la, la storia del, di Tommaso, filosofo e teologo, perché quando si tratta di diciamo, inserirsi nell'ordine domenicano, Tommaso sceglie come suo maestro Alberto Magno. Alberto Magno, tedesco, che aveva insegnato per poco a Napoli, poi dopo a Parigi e successivamente a Colonia, di cui era tra l'altro vescovo. E Tommaso lo segue in tutto questo periodo. Lo segue fino a Parigi e poi lo segue in Colonia, dove appunto diventa uno degli esponenti della chiesa, della scuola, diciamo, di Alberto. A questo proposito circolava un aneddoto per cui, perché Tommaso stava sempre zitto, non interveniva mai durante le questioni che si ponevano e le discussioni, e era anche piuttosto abbondante, diciamo, nella corporatura, no? Tanto è vero che i suoi colleghi lo chiamavano il bue muto, no? La risposta, quando Alberto Magno arrivò a conoscenza di questo epiteto che gli avevano affibbiato i suoi colleghi, la risposta di Alberto Magno fu: sì, il bue è muto, ma il giorno che parlerà lo sentiranno in tutto il mondo. Cioè Alberto Magno aveva individuato nella, nell'attenzione di Tommaso appunto la genialità del suo intervento, la sua capacità di entrare dentro le questioni, di sviscerarle, e la sua capacità di applicazione. Dopo il periodo appunto di Colonia, Tommaso torna a Parigi, dove era la sede dell'ordine domenicano, e immediatamente viene fatto poi magister. Il maestro era colui che per 3 anni, questa era una rotazione obbligata, per 3 anni insegnava regolarmente presso l'università. Dopodiché andava altrove. Nel caso di Tommaso, Tommaso torna in Italia, riordina lo studio napoletano, diventa predicatore dello Studium Urbis, lo studio della città di Roma, e ha applicato tutta una serie di attività, continuando a scrivere. A scrivere e a commentare i testi, soprattutto i testi sacri, in questo primo periodo. Poi, intorno al 70, 1270, c'è in Occidente la seconda grande entrata dei testi filosofici greci. Intorno negli anni 30-40, diciamo, c'era stato l'ingresso di Aristotele che fu tradotto da un collega domenicano di Tommaso, e quindi diciamo, il ceto studentesco e magistrale prese conoscenza per la prima volta di tutto, diciamo, l'insieme degli scritti di Aristotele. Tenete presente una cosa, così a futura memoria: il Medioevo non conosce Platone non viene mai tradotto durante il Medioevo.
sarà Marsilio Ficino nella seconda metà del 400 a Firenze a tradurre Platone e a renderlo disponibile, ma fino a quella data di Platone si conosceva soltanto quello che gli aveva detto Cicerone, Aulogelio, gli antichi enciclopedisti della cultura latina. Il filosofo per eccellenza è sicuramente appunto Aristotele. Questo si vede anche dall'opera di uno studioso inglese, Giovanni di Salisbury, che aveva studiato a Parigi con Abelardo e alla scuola di Chartres, dove aveva conosciuto tutti i grandi maestri della scuola di Chartres, e quando a un certo punto scrive un libro che intitola Metalogicon, che nel suo greco fantasioso, perché lui il greco non lo sapeva, voleva dire appunto l'insieme dell'opera logica, l'organo in pratica di Aristotele. Se noi prendiamo questo libro e lo cominciamo a leggere, vediamo che il filosofo di riferimento a cui Giovanni, pur nell'ignoranza dei testi, si riferisce, ma è una tradizione che lui segue, la F maiuscola, il filosofo per eccellenza, è Platone. Se voi arrivate poi a metà del libro, il filosofo con la F maiuscola non è più Platone, ma è Aristotele. Cioè è un'indicazione precisa, no, dell'ingresso dell'organo aristotelico e di tutto Aristotele. E una delle opere fondamentali di Tommaso sarà proprio quella di commentare tutto Aristotele, dall'organo appunto alla fisica, alla metafisica, alla politica e così via. Ecco, questa preparazione all'apertura delle università avviene, dicevo, nelle scuole cattedrali, cioè intorno appunto alla cattedrale dei vari centri. Quando si verifica il passaggio dalla scuola cattedrale all'università, si inserisce naturalmente il bisogno di una regolarizzazione degli studi, per cui vengono stilati i primi programmi di insegnamento con le date fissate. Se uno prende per esempio uno di questi elenchi più precisi intorno alla metà del 200, vede che anno per anno sono indicati i libri da leggere, ma non solo i libri da leggere, il tempo che il maestro deve dedicare a ciascun testo, no? In alternanza naturalmente, se fa gli analitici secondi non fa gli analitici primi, se fa appunto il primo libro della fisica non fa il primo libro di meteorologica e così via. Però erano scelte e in realtà l'anno accademico copriva tutto l'anno, perché bisogna tenere conto del fatto che naturalmente le feste religiose prendevano lo spazio delle vacanze, quindi c'erano molte vacanze, anche se il calendario appariva particolarmente finto. Qual è la caratteristica dell'insegnamento? Se voi prendete, chi di voi farà una facoltà di filosofia, e quindi toccherà fare anche filosofia medievale, se prende in mano un testo degli autori medievali, vedrà che il testo può essere di due tipi: o è un testo discorsivo, nel senso che per esempio se si prende il De Unitate Intellectus di Tommaso, che è il tema dell'unità dell'intelletto, che cos'è l'intelletto agente, l'intelletto iniziale e così via, vede che è un testo molto discorsivo. Ma i testi scolastici non sono discorsivi, perché l'insegnamento come avveniva? Avveniva in una formula molto attenta alle singole parole e alla divisione dei testi. Per cui noi vediamo che il maestro, quando fa la lezione, pone un problema. Cioè il maestro fa lezione su un tema aristotelico, poi però si trova di fronte, perché a leggere Aristotele e intenderlo anche non è una cosa molto semplice,
ci sono dei punti in cui effettivamente il testo aristotelico può essere interpretato in più di un modo. Allora, compito del maestro era quello di individuare, ed è quello che fa Tommaso, è quello di individuare il tema su cui si deve, a cui si deve dare una risposta e dare il titolo. Dopodiché il maestro sceglieva due dei personaggi tra gli studenti che gli sembravano più svegli e più preparati, e uno era incaricato di dare una risposta al tema proposto, quod sic, e l'altro quod non. Cosa vuol dire questo quod sic, quod non? Vuol dire che, cioè, il primo dava una soluzione positiva al quesito posto dal maestro, portando tutte le autoritates necessarie, vale a dire quindi citando lo stesso Aristotele, citando altri filosofi, padri della Chiesa, il Vangelo, l'Antico Testamento, quant'altro si poteva. Mentre l'altro, quello che appunto era incaricato del quod non, doveva dare tutta una serie di risposte negative al quesito posto. Quindi la dialettica, diciamo, dell'insegnamento consisteva nel contrapporre fin dall'inizio, di fronte a un quesito, le possibili risposte, che dovevano anche risultare il vaglio della preparazione dello studente, il quale doveva essere in grado di tirare fuori dalle autoritates, no, dagli autori autorevoli che facevano la scuola, da una posizione favorevole alla propria tesi. Una volta che queste due colonne erano state elencate, il maestro appunto interveniva dicendo, appunto, risponde dicendo quod, rispondo dicendo che, e quella era la soluzione magistrale, vale a dire la risposta effettiva del maestro di quello che era il quesito posto fin dall'inizio. Voi pensate, cioè, a questo punto la lezione era finita, perché era stato posto il tema, erano stati posti gli argomenti a favore o contro una possibile soluzione, il maestro poi aveva dato ragione o al quodo sì o al quodo non, e quindi la cosa è finita. No. Perché a quel punto il maestro dava anche la spiegazione della non pertinenza della posizione che era stata presentata, appunto, in quel caso, ed era contraria alla sua soluzione. Cioè è una, diciamo, un'architettura che, detta così, sembra barocca. In realtà è molto semplice, perché io faccio una domanda a voi, no, dicendo: è vero che le cose stanno così oppure no? Una parte di voi dice di sì, una parte di voi dice di no. E questo implica la conoscenza da parte vostra delle tematiche che io ho presentato, che era un modo per sbagliare anche, non solo per dimostrare appunto effettivamente la soluzione di un periodo, di un punto particolarmente complicato, ma poi più che altro per sbagliare la preparazione appunto del periodo. Ecco, in questo Tommaso è maestro, veramente, perché Tommaso presenta, diciamo, i suoi testi, soprattutto i suoi testi scolastici, in una maniera tale, con una limpidezza di ragionamento, che non crea imbarazzi di comprensione. Quando egli affronta dei temi particolarmente importanti, come per esempio, essendo frate e facendo il teologo, il problema della profezia, che cos'è la profezia, questa questione disputata sulla profezia prende la bellezza di più di 20 questioni. Perché la tematica dell'insegnamento consisteva nel individuare un problema
e poi di fronte alla posizione del maestro trovare tutte le possibili incongruenze rispetto a questa posizione. Cioè è come se uno vuole pensare a una metafora, può pensare a un castello, no? Il castello medievale, se voi avete presente i castelli medievali, no? C'hanno tutta la circolazione, diciamo, intorno di mura merlate, ma al centro del castello c'è il cosiddetto donjon. Vale a dire che l'ultima ridotta, diciamo, della difesa, che infatti in genere non ha una porta al terreno. Il donjon, la porta ce l'ha a un certo punto, perché si entrava dentro quello che era appunto il punto di salvezza, diciamo, del castello, attraverso la scala che poi veniva ritirata. E quindi c'era questa immagine che rende perfettamente il metodo dell'insegnamento. Vale a dire, si pone il problema, si dà una soluzione e poi si annullano, nel senso che si dimostra la non pertinenza di tutte le altre ragioni che possono essere presentate. Appunto, se uno prende la profezia, trova appunto poi la ventina di questioni che si attaccano a tutte le possibilità di infirmare la sentenza magistri, no? La sentenza del maestro, il quale ha detto come stanno effettivamente le cose. Tommaso scrive moltissimo e insegna moltissimo, ma quindi la quantità di testi teologici di Tommaso è enorme, ma la base di questi commenti teologici, di questi discorsi teologici, sta soprattutto nella sua analisi dei testi filosofici e soprattutto appunto il testo di Aristotele. Faccio un esempio. Aristotele, come voi sapete, ha scritto anche un libro sulla politica, no? Uno pensa la teologia da una parte, la politica dall'altra, cosa c'è, no? Ma Tommaso commenta i primi due libri e metà del terzo libro della politica, poi si ferma, lascia perdere e non commenta più il resto. Uno dice: come mai? Perché nei primi due libri della politica Aristotele pone i fondamenti del consorzio civile, cioè di che cosa vuol dire essere popolo, di che cosa vuol dire essere cittadino e come si organizza, si può organizzare una convivenza civile. Quindi nei primi due libri e mezzo, penso, appunto, analizza proprio le condizioni del vivere civile sulla base della ragione, sulla base appunto del proprio commento ad Aristotele. E dice una cosa importantissima nel proenio dell'introduzione al suo commento, e cioè che politica est ars architectonica, cioè la politica è l'arte, la disciplina che mette davanti i fondamenti, è architettonica, vale a dire è quella che disegna i fondamenti di tutto il vivere civile e di tutta l'azione umana, perché ogni uomo agisce sulla base della sua ragione e la ragione è ciò che ti induce a evidenziare l'errore rispetto a quello che è la soluzione adeguata a un problema. Però Tommaso appunto si ferma alla metà del terzo libro nel suo commento. Perché? Perché da quel momento in poi, dopo aver trattato del problema della libertas, la libertà che è propria dell'individuo, che però è una libertà che non è anarchica, ma è una libertà razionale, poi lascia perdere, perché Aristotele nel successivo, sia nella successiva metà del terzo libro, sia fino alla fine di tutta l'opera, che cosa fa? Analizza
diciamo, quelle che erano state le costituzioni degli antichi stati greci, di cui i medievali non sapevano assolutamente niente, no? E gli interessavano anche il giusto, voglio dire, no? Evidentemente. Quindi, siccome si entra nello specifico di realtà storiche che non hanno nulla a che vedere con la realtà in cui invece Tommaso vive, Tommaso lascia perdere. E quello che ha da dire sulla politica lo dice invece altrove, ribadendo fortemente il punto che gli interessava. Sulla considerazione della preparazione, della capacità di Tommaso come maestro, come filosofo e teologo, si può prendere un esempio storico reale. Dicevo che anzi che lui insegna, prima di tornare in Italia, appunto per 3 anni a Parigi. E tutti i membri degli ordini mendicanti, francescani, domenicani, ma anche i maestri secolari spesso, appunto facevano solo un turno, proprio per garantire appunto l'avvicendamento e il rinnovamento dell'insegnamento. No? Quindi dopo 3 anni uno andava via, arrivava un altro e magari insegnava cose tutt'affatto diverse, sempre filosofiche nel caso naturalmente della facoltà delle arti, però con un obiettivo, con una presentazione di testi diversi da quello precedente. Ma questo appunto vivacizzava e rendeva edotti sempre più gli studenti di quelli dei testi che mano a mano venivano portati alla conoscenza. Tommaso è l'unico che negli anni 70 viene richiamato per ordine del pontefice, del Papa, nuovamente a Parigi per un secondo triennio di insegnamento. Cosa che poi non accade, non era mai accaduta prima né accadrà dopo. Questo dà l'idea della considerazione che la Chiesa, il Papa, aveva appunto dell'insegnamento di Tommaso. E perché deve riportato a Parigi per 3 anni? Perché in quel momento scoppia appunto l'entrata, la seconda rivoluzione dell'aristotelismo, cioè entra l'averroismo con la prevalenza dell'interpretazione averroistica rispetto a quella che precedentemente era stata data dell'intelletto centro, dell'intelletto possibile e così via. Vale a dire, su temi fondamentali della filosofia, ma anche quindi dell'aspetto religioso, si era verificato un mutamento fortissimo, tanto è vero che il vescovo di Parigi appunto procedette avanti contro questa posizione con ben 2 condanne, per cui si rischiava la scomunica per chi insegnava cose appunto tratte dai trattati di Averroes. E Tommaso scrive, quando va a Parigi, fa l'insieme alla certa, scrive di unità intellectus contra averroistas, appunto non sull'unità dell'intelletto contro gli averroisti, perché gli averroisti sostenevano che esiste un solo intelletto per tutta l'umanità, a cui i singoli uomini fanno semplicemente appello, in qualche maniera si collegano, ma non hanno un proprio intelletto. E invece secondo Tommaso e secondo anche l'insegnamento ecclesiastico, l'intelletto di ogni uomo è singolare per ogni uomo, cioè l'uomo non sarebbe completo. Siccome Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, come Dio ha creato il mondo, così ogni singolo uomo ha il compito di creare la propria conoscenza. Ha il compito di essere completo, non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista spirituale. E quindi la capacità di comprendere, di ragionare e di elaborare appunto dei sistemi. Tommaso appunto insegna in quel periodo a Parigi per 3 anni, poi torna in Italia e nel dicembre del 1273, come si suol dire, ripone la penna nel calamaio. Cioè dal dicembre 1273 Tommaso non scrive più, decide di non scrivere più, lasciando anche a metà cose che aveva avviato, perché
non si sa perché. Certamente si sentiva di aver già dato fondo, probabilmente, a tutto ciò che aveva da dire, anche dopo la polemica con la facoltà delle arti. E a questo proposito, una citazione breve e in italiano, non in latino, non vi preoccupate. Quando arriva la notizia della morte di Tommaso, la facoltà delle arti di Parigi, che era la più turbolenta, era quella che creava più problemi, che aveva anche a Tommaso creato più problemi per l'interpretazione di Aristotele e di Averroè, mandò questo messaggio al Papa. Tommaso, dicembre 73, aveva chiuso, non stava bene, e il Papa però gli ordinò di mettersi in viaggio per partecipare al Concilio di Lione del 1274, che fu uno dei concili più importanti avuto di quel periodo. Tommaso obbedì, si mise in cammino, ma durante il viaggio a dorso di mulo si sentì male e chiese di essere portato all'abbazia di Fossanova e di morire. E quindi la cosa interessante è che quando si riunì il concilio di Lione, Bonaventura da Bagnaregio, che era stato l'altro grande alter ego di Tommaso, Bonaventura era francescano, mentre Tommaso era domenicano, sostenne, cosa che è avvenuta quella volta soltanto probabilmente, pur essendo francescano, anche le ragioni dei domenicani. Cioè nel senso che prese la parola anche a nome del suo compagno, che era stato un compagno di studio, solo che Bonaventura aveva scelto la via ufficiale, era stato il più grande maestro dell'ordine francescano, mistico, eccetera. Tommaso era tutt'altra cosa, era rimasto frate, non aveva mai voluto sentire parlare di incarichi ufficiali. Bonaventura era cardinale, ma Tommaso diceva sempre centrale a Thomas, ma appunto ebbe Bonaventura il coraggio di andare contro quella che era diventata quasi una consuetudine. Comunque dicevo, non appena si arrivò la notizia della morte, la facoltà delle arti di Parigi mandò questo messaggio al Papa: siamo appena capaci di esprimere quel che abbiamo saputo. L'affetto infatti ci trattiene, ma il dolore e un'angoscia bruciante ci spingono ad annunciare che, come abbiamo appreso da voci diffuse e da fonti sicure, il venerabile dottore frate Tommaso d'Aquino è morto. Dal momento che non abbiamo potuto riaverlo tra noi dal vivo, vi chiediamo umilmente come ultimo dono le sue spoglie. Se infatti la Chiesa giustamente onora le ossa e le relique dei santi, a noi sembra a buon diritto, onesto e santo, che il corpo di un dottore così grande sia tenuto in perpetuo onore qui, cioè a Parigi, affinché con le sue opere si mantenga eterna la sua fama presso di noi. Questo dà l'idea appunto dell'affetto anche e del rispetto che si aveva nei confronti di Tommaso. Qual è il punto fondamentale su cui Tommaso basa il suo insegnamento? Il fatto che l'uomo è dotato di ragione. Se l'uomo è dotato di ragione, che è appunto un qualcosa di non materiale, deve appunto sfruttare al massimo questo dono, questo dato costitutivo della sua essenza, e far sì che prevalgano in ogni aspetto della sua attività o della sua vita gli elementi che, diciamo, si rifanno a un organo di ragione. E questo
lui lo vede soprattutto in maniera da poterlo spiegare nella politica. Nella politica in senso lato, cioè nel senso del vivere dell'uomo in società. Tommaso commenta nell'ordine la fisica, la metafisica, l'etica nicomachea e la politica. E quando arriva, cioè all'inizio della metafisica, lui trae e ripete una posizione che aveva portato già nel commento a lei, vale a dire che è proprio del sapiente ordinare. E nel problema della metafisica dice infatti: come insegna il filosofo nella politica, quando più cose sono ordinate all'unità, è necessario che una di esse funga da regola e guida e le altre siano regolate e guidate. Il che è evidente nell'unione dell'anima con il corpo. Infatti l'anima per natura comanda e il corpo obbedisce. Anima, nel senso evidentemente lato, cioè no, non è soltanto l'anima del credente, ma è appunto l'insieme di tutto ciò che non è materiale, no? Lo stesso accade anche tra le potenze dell'anima. Infatti, la parte irascibile e quella concupiscibile, per ordine naturale, sono regolate dalla ragione. Così anche tutte le scienze e le arti sono ordinate verso l'unità, cioè alla pienezza di essere dell'uomo che è la sua beatitudine. Per cui è necessario che una di esse sia la norma di tutte le altre e giustamente rivendica a sé il nome di sapienza. Quindi la sapienza è quella capacità realizzata nell'anima che è in grado, nell'anima nel senso appunto di ciò che governa la nostra parte materiale, per indirizzare appunto al bene. Il bene che vuol dire sia il bene materiale ovviamente che il bene spirituale, visto che è un fiore. E diciamo, quando Tommaso affronta il problema della politica intesa nel senso di una comunità di persone che si riuniscono tra loro, che obbediscono a delle regole che vengono appunto esplicitate, tocca naturalmente un tema che nel Medioevo era particolarmente sentito. Basta pensare che il re, il rex, era appunto l'unto del Signore, no? Infatti i re vengono unti, i re francesi per esempio venivano unti con l'olio sacro, perché appunto era una persona divina. E il problema è naturalmente che mentre i re sono tanti, il Papa è uno solo, no? E il Papa ha i poteri esclusivamente, da un certo punto di vista, spirituali e non materiali. Ma qui, siccome l'uomo è indirizzato secondo lo spirito, evidentemente c'è la capacità da parte del Papa di intervenire anche in questioni materiali, tenendo poi conto che il Papa è il proprietario del patrimonio di San Pietro, vale a dire è anche un signore materiale, diciamo, no? Quello che poi diventerà col tempo il Papa della Chiesa, evidentemente è un dominio materiale che il pontefice ha. Così come un dominio, sotto qualche aspetto materiale, ce l'hanno anche i vari cardinali, arcivescovi, eccetera, eccetera, no? I quali hanno naturalmente il possesso, da parte, come parte integrante del patrimonio ecclesiastico, di tutta una serie di cose. Ecco. Quindi il problema del rapporto tra spirituale e materiale è un problema che si pone continuamente anche appunto a un teologo, perché uno potrebbe pensare che il teologo si occupa soltanto di teologia. Il teologo si occupa di quell'ultimo stadio della conoscenza umana, del modo in cui l'uomo vive, che è appunto il riguardare alle questioni spirituali. Ma
c'è un percorso che deve essere appunto fatto per arrivare a quello. E Tommaso è abbastanza, diciamo, vive abbastanza nel mondo da scrivere appunto, come dicevo, delle cose sulla politica, ma anche da dire che laddove diciamo, si devono affrontare problemi di carattere materiale, di carattere spirituale, e chi ha le chiavi del potere in mano è uno spirituale, deve tener conto che non tutti gli uomini sono santi e che non tutti gli uomini appunto agiscono secondo ragione. Quindi la cosa importante è contemperare le esigenze dell'una parte con le esigenze dall'altra, perché una vita condotta secondo ragione è, secondo appunto i manuali teologici eccetera eccetera, il punto di partenza migliore per una vita beata, tenendo conto che appunto nella vita normale, nella vita materiale, naturalmente gli uomini non sono tutti santi, no? E quindi c'è da considerare le defiance che ciascuno di noi ha naturalmente. Ma la cosa importante è questa presenza sempre vigile della ragione, che fa sì che appunto Tommaso fosse visto anche con, appunto, dal suo amico, diciamo, come si suol dire, tra virgolette, Bonaventura da Bagnoregio, e da tutta una serie di francescani, come un personaggio insomma un po' ambivalente, nel senso che dava troppo spazio anche a quella che era la vita civile e gli ordinamenti politici e così via. Tommaso appunto si muove in quell'ottica proprio perché è consapevole, come dirà un suo attento seguace e lettore di due secoli più tardi, Fra Girolamo Savonarola, insomma, il Padre Eterno è consapevole che non tutti gli uomini sono fatti nello stesso modo, e quindi se si deve far occupare un posto di responsabilità a qualcuno, certo, se è un uomo santo, ben messo dal punto di vista spirituale, tanto meglio. Ma se quest'uomo così spirituale è incapace dal punto di vista materiale, allora è meglio scegliere uno che stia un po' a mezza strada tra l'una e l'altra cosa, perché appunto anche il vivere materiale ha la sua importanza. Cioè un'attenzione diretta a quelle che sono appunto le vicende di ciascun uomo. Se prendiamo per esempio il tema fondamentale della costituzione di uno Stato, di una società, il primo problema che si pone a chiunque voglia parlare con competenza, con ragione dell'ordinamento sociale, è quello naturalmente della legge. Cioè ciascuno di noi ciascun uomo è soggetto alla legge del luogo in cui vive, e oltre che alla legge di Dio. Allora Tommaso dice: la legge è una certa regola e misura delle azioni, secondo la quale ciascuno è indotto ad agire o non agire. Si dice infatti lex da ligando, lex legis viene da ligando, dal legare, da costringere, dall'indurre fortemente qualcuno a fare qualcosa, poiché obbliga all'azione. La legge obbliga ad agire in un certo modo piuttosto che in un altro. La regola e misura degli atti umani è la ragione, primo loro principio. Infatti è proprio della ragione ordinare le azioni in vista di un fine da conseguire, come dice il filosofo. Quindi la ragione umana è ciò che guida l'agire dell'uomo, e ciò che impone ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. Così come appunto nella realtà noi abbiamo una serie di atti necessari, così questi atti necessari
si devono in qualche modo tradurre anche nel nostro operare quotidiano, perché appunto è un imperativo dell'uomo se l'uomo è effettivamente in grado di utilizzare la sua ragione. In qualsiasi genere ciò che costituisce il principio è la misura e la regola di quel genere, così come l'unità nel genere del numero è il primo moto in quello del movimento. Cioè c'è un primum in ogni nostro modo di essere. Il primum è un qualcosa che è legato appunto alla nostra natura. Allora, se il primum è legato alla natura, la natura da che cosa, a che cosa è legata? Da cosa deriva la natura del singolo uomo? Per un teologo come Tommaso, evidentemente la natura è appunto quell'ente che Dio ha fatto a sua immagine e somiglianza. Quindi è una natura uomo, è una natura in cui le cose si fanno in un determinato modo e tendono appunto alla perfezione. Quindi quando l'uomo agisce contro natura, nel senso che agisce contro la natura che dovrebbe essere quella di essere solidale, utilizzare la ragione, eccetera, eccetera, e agisce contro l'uomo. Questo è il, diciamo, il passaggio. E deve essere allora indotto, per quanto è possibile, appunto, a seguire gli insegnamenti della divinità. Però la ragione del singolo uomo non ha ovviamente niente a che vedere con la ragione di Dio, che è eterno, che è onnipotente, tutto il suo. La ragione dell'uomo è una capacità di collocarsi in un determinato tempo storico e ragionare su questo tempo storico, cioè ragionare su quelle che sono le opportunità che questo tempo offre per ottenere il modo migliore per vivere. Cioè l'atteggiamento di Tommaso, questa è la cosa che veramente colpisce, soprattutto per un teologo appunto della metà del XIII secolo, è che la sua attenzione è sempre rivolta alla caratteristica sociale, socievole dell'uomo. L'uomo è un animale per natura socievole, per questo è fornito della voce, della capacità di spiegarsi con gli altri, la capacità di organizzarsi con gli altri. Allora, se il punto primo è questa naturalità della ragione, evidentemente quello a cui si deve tendere è appunto di confrontarsi e di mettere l'una con l'altra appunto le varie posizioni, non contro l'altra ma con l'altra. Questo è il punto fondamentale, il fondamento della società umana, cioè il fatto di essere non contro ma di argomentare in maniera diversa. Ciascuno di noi argomenta in maniera diversa. Ecco perché quando diciamo dinanzi appunto le due file dei Kod Sic e dei Kod Non, non è una lotta all'ultimo sangue, voglio dire, tra le ragioni del sì e le ragioni del no, ma è il tentativo attraverso la ragione di spiegare perché sì e perché no. Quindi diciamo, l'uomo è sempre l'uomo come animale socievole, è sempre al centro dell'attenzione di Tommaso. La ragione è ciò che fa l'uomo, non è l'aspetto fisico che fa l'uomo, evidentemente, no? Ma è appunto la sua caratteristica intellettuale e morale che lo fa essere uomo. E quindi l'importanza della capacità di ragionare, di argomentare le proprie ragioni e di arrivare poi a un punto di consonanza tra le varie tesi che si contrappongono, diciamo, in qualche modo. Quando
appunto il maestro decideva di aprire una questio, una questione, quindi una discussione, eccetera, non per nulla chiamava i due studenti più addottrinati, perché erano gli studenti che dovevano appunto esporre con la maggiore capacità, sicurezza, eccetera, i testi che più diretti, più funzionali, era un modo per verificare, come oggi facciamo le verifiche, no? di tutto quanto, per verificare la capacità che lo studente aveva di andare a scartabellarsi tutta una serie di testi su un determinato argomento per trovare delle ragioni che sostenessero la sua posizione. No? Quindi non era un modo per punire poi, cioè non è che prendeva quattro quello che sosteneva il quod nonno, no? L'importante era vedere le autorità che citava, se le citava correttamente, se appunto aveva esaminato anche il contesto in cui la citazione veniva presa, perché uno degli elementi più delicati nell'ambito di una discussione qual è? Quello di arrivare dicendo sì, è vero, Aristotele dice questo, però Aristotele dice anche quest'altro, no? Dice anche un'altra cosa diversa, contraria magari. Questo si può fare col discorso di chiunque, basta ritagliare le frasi, evidentemente. Quindi la capacità dell'intendimento è quella di invece non ritagliare le frasi, perché allora possiamo far dire tutto quello che si vuole a tutti quanti, ma di tener conto del contesto in cui quella frase è detta. Perché se uno prende anche un grande padre della Chiesa e un autore che tutti citano sempre e comunque, Agostino ha scritto una biblioteca, no? Ma Agostino, che ha campato parecchio, no? Ha scritto anche tutto il contrario di tutto. E non per nulla lui ha scritto anche due bei volumi di Retractationes, no? Cioè ha scritto due volumi in cui dice io in quel libro tal dettaglio, cioè, ho sostenuto questa posizione, ma sbagliavo di grosso perché non era ancora a conoscenza magari di quest'altra cosa, eccetera. Quindi però se uno prende la frase che si trova nei primi libri e non tiene conto del voltafaccia di Agostino, e può dire, diciamo, correttamente che Augustinus dice appunto quella cosa lì, perché effettivamente l'ha detta. Però il contesto del pensiero agostiniano va in un'altra direzione. Quindi bisogna essere capaci di utilizzare la ragione non a senso unico, ma di avere quella curiosità che serve sempre per, diciamo, almeno un minimo di controllare i contorni di quello che andiamo sostenendo. Voi ancora siete di una beata età, ma quelli che sono un po' più in là e che hanno ogni tanto qualche relazione da fare per un convegno, eccetera, molto spesso, trovandosi alle strette, arrivano e dicono delle cose che sono, diciamo, esatte in un contesto, ma non sono esatte nel contesto, diciamo, dell'argomento che è dedicato, a cui è dedicato il convegno, eccetera, eccetera. No? Cioè, bisogna avere la curiositas, no? Di andare a controllare se effettivamente quella posizione resta nel pensiero di quell'autore, se l'ha mutata, oppure quali sono le obiezioni che vengono fatte a una determinata posizione. Nessuno di noi è portatore di una verità con la D maiuscola, no? È portatore di quella che a lui sembra essere appunto la soluzione, l'argomentazione, eccetera, più giusta per presentare un determinato problema. Cioè l'invito, detto in termini che non mi piacciono, ma insomma alla modestia, perché uno non deve essere modesto per nulla. Voglio dire, no? Ciascuno di noi è fatto in un certo modo e deve essere orgoglioso di come è fatto. L'importante è che sappia bene come è fatto, voglio dire, no?
e che a un certo punto le cose che sostiene, le cose che dice, eccetera, corrispondano effettivamente alla sua natura e non siano adeguate alle circostanze che sono mutevoli, no, e che servono per fare una bella figura. La bella figura si fa se effettivamente si è quello che si è, ci si presenta come andato. Ecco, l'interpretazione della legge, che è appunto una norma che viene data in un certo modo di carattere generale, l'interpretazione della legge è poi affidata al singolo giudice, che appunto deve essere in grado di comprendere quelli che sono i fondamenti di quell'articolato legislativo, e questo lo può fare appunto sempre secondo la ragione. Quando Tommaso appunto poi, parlando della legge, parla di un tema particolare della giustizia, che fa parte appunto della legge, a quel punto è costretto anche a prendere in esame quelli che sono i corpi normativi, cioè, perché la legge, uno dice in senso lato, ma qual è la legge? La legge codificata è quell'insieme di norme che hanno ricevuto l'approvazione da un potere legittimo e riconosciuto. Se voi pensate che il diritto romano si è trasferito nel Medioevo, si è trasferito fino a Napoleone, vuol dire che il diritto romano era appunto una formulazione legislativa che garantiva, nelle interpretazioni ovviamente, ma come principi normativi, garantiva la sussistenza di una società civile. Ora, la sussistenza appunto del diritto avviene attraverso appunto la verifica puntuale da parte non solo degli esperti, ma anche da parte della, tra virgolette, storia, la validità, perché certe norme hanno in un determinato contesto storico. Dice Tommaso, il diritto, ovvero ciò che è giusto, consiste in qualche operazione, in qualche operazione adeguata all'altro, secondo un qualche modo di eguaglianza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il diritto si applica poi fattivamente all'interno di una determinata società, all'interno di un determinato momento storico, per cui non si può richiamarsi ad un diritto che andava bene all'età della pietra, voglio dire, rispetto al diritto romano, che invece è il frutto di una elaborazione secolare che ha disegnato quelli che sono effettivamente i contorni in cui si deve collocare l'azione dell'uomo, e deve secondo un qualche modo di eguaglianza, perché il diritto deve essere tale che è applicabile sia a chi governa sia a chi è governato. Nessuno è esente dalla legge in una società civile, lo stesso giudice che interpreta il diritto è a sua volta, può essere a sua volta oggetto di indagine, no? Perché non è il fatto che il giudice fa quello che gli pare e non interpreta il diritto come gli pare, non per nulla appunto ci sono i vari gradi di giudizio, dove il giudizio viene emesso da più istanze che possono essere appunto di diverso parere rispetto al precedente, e questa operazione appunto può essere adeguata all'altro, quella dell'applicazione del diritto, in due modi. Il primo, a partire dalla stessa natura della cosa che è oggetto del rapporto, per esempio laddove uno dà per ricevere altrettanto, un rapporto di parità, e questo si chiama il diritto naturale. Il diritto naturale è che tutti gli uomini sono uguali, non c'è il nobile e il vassallo, nell'ambito del diritto naturale, perché appunto tutti gli uomini
fanno parte dello stesso genere. Il secondo, quando il valore dell'oggetto di scambio è determinato da un contratto, da un accordo consensuale. Questo si chiama diritto positivo. Quindi c'è un diritto naturale dell'uomo in quanto tale e un diritto invece che riguarda l'uomo in quanto cittadino di uno Stato che è governato da determinate leggi. La cosa fondamentale è che il diritto positivo non può essere in conflitto col diritto naturale. Per questo è nato a suo tempo l'uomo. No? Voglio dire, cioè, c'è una forma di diritto che riguarda tutti gli uomini in tutte le circostanze e che appunto appartiene loro in quanto uomini, non importa se bianco, nero, giallo, quello che si vuole, ricco, povero, eccetera. No? È l'uomo. E all'uomo spettano certi diritti che fanno parte costitutiva della sua realtà. E questo è il diritto positivo, è invece il diritto che attua in qualche modo, no, a seconda delle circostanze storiche, appunto quelli che sono i dettami fondamentali del diritto naturale, che possono essere applicati in maniera diversa tenendo conto delle circostanze, no, per cui possono essere sottolineati oppure in qualche maniera appunto applicati attraverso una serie di mediazioni che costituiscono poi l'interpretazione anche del diritto naturale. Però deve rimanere fondamentale il punto che ci sono appunto i diritti, la carta dell'uomo, dei diritti dell'uomo, che sono elementi fondamentali dell'essere umano. E questo appunto Tommaso lo dice per esempio nella seconda sepulte, che è poi la seconda parte della seconda sezione della Summa Theologica. Dice, un caso particolare che si pone agli uomini del Medioevo soprattutto è quello appunto della giustizia e soprattutto della giustizia capitale. A un certo punto si arriva alla pena di morte, cioè alla giustizia capitale. Il decalogo dice non uccidere. Quindi lì c'è un punto in cui appunto c'è effettivamente un contrasto, no, tra quello che è un dettame appunto del decalogo e dall'altro invece quello che è una norma che si ritrova poi più o meno in tutte tutti i diritti, diciamo. Tommaso dice che l'impegno della giustizia, la giustizia è un habitus secondo il quale con volontà costante e continua si attribuisce a ciascuno ciò che gli spetta ed è suo. Quindi questo è il punto fondamentale, il rispetto dell'altro, che viene riconosciuto come il sé. All'altro spetta lo stesso trattamento, diciamo, che io rivendico per me quando muovo all'altro uomo. E questo naturalmente impegna Tommaso come filosofo e come teologo a mantenere un equilibrio costante tra l'esigenza di assicurare alla comunità civile uno stato di tranquillità nel rispetto dei diritti di ognuno e l'obbligo morale di non venir meno ai precetti del testo sacro. Cioè evidentemente il problema si pone, perché uno Stato cristiano che prevede la pena di morte evidentemente entra in qualche maniera in conflitto con quello che è lo status del cristiano in senso pieno, cioè del cristiano che obbedisce al decalogo. Anzi, se è lecito usare una terminologia moderna, in Tommaso c'è un preciso impegno garantista nel precisare le modalità dell'esercizio della giustizia e dello svolgimento del processo. Tommaso è molto attento a questo. E nella questione 60 della seconda sepulte, appunto cosa dice? Sottolinea che ogni processo
deve svolgersi sempre sulla base di prove documentali e materiali certe, e che non è lecito avviare un procedimento sulla base dei semplici sospetti. Che di fronte al dubbio è opportuno cercare di dare un'interpretazione positiva, e che comunque il giudizio si deve sempre fondare sul testo scritto della legge. Quindi Tommaso è un garantista da questo punto di vista. Il processo si deve svolgere sempre puntualmente sulla base di prove certe, e quando le prove non sono certe si deve propendere per la soluzione rispetto alla condanna, no? Perché è meglio e più positivo essere appunto più attenti a all'aspetto della vita piuttosto che a quello della condanna. Ora, un caso particolare naturalmente concerne la pena di morte, dal momento che il decalogo la iente espressamente. Cosa dice Tommaso? Attenzione, perché quello che dice, trattandosi di un maestro medievale, ogni parola ha un peso, cioè non ci sono discorsi poetici, no? O infiorettature, sono parole che sono veramente come sassi. Tommaso dichiara esplicitamente che vi sono casi in cui una decisione di tal genere, cioè la condanna a morte, è necessaria e va praticata, trovando una precisa rispondenza nel parallelo che sempre accompagna l'ordine naturale con l'operatività umana. Cioè, il decalogo effettivamente vieta la pena di morte, ma questa pena di morte può essere inflitta senza andare contro il dettato del decalogo, in casi che possono appunto essere evidenziati come casi particolari. Per esempio, in natura c'è il corrispettivo tra la natura in senso generale e la natura umana. È lecito uccidere gli animali bruti in quanto rientra nell'ordine naturale delle cose, che si servano all'uomo per vivere. Così come ciò che è imperfetto è subordinato a ciò che è perfetto. Ma ogni parte è ordinata al tutto come imperfetto a perfetto. E perciò tutto ciò che è parte, per natura, esiste in funzione del tutto. Questa è la chiave. Perché gli atti, diciamo, che sono appunto passibili di pena di morte, sono atti individuali che sono volti contro la parte, che è il tutto. Cioè, l'assassino fa qualcosa contro la comunità, contro la società, è un pericolo per la società. E per questo vediamo che se per la salute di tutto il corpo dell'uomo è necessaria l'asportazione di un qualche membro, per esempio se è infetto e capace di propagare l'infezione agli altri membri, allora è opportuno e giusto procedere con un taglio chirurgico. Credete, Tommaso è un maestro, quindi è partito dall'animale che mangia l'animale, che uccide e mangia l'animale. Poi fa il cappello generale, cioè la natura umana, l'uomo deve stare in società, che è un tutto. Allora, di questa società fanno parte i singoli. Nel singolo, se una parte del corpo umano che è creazione di Dio, quindi che va tenuto come cosa santa, voglio dire, no? Però viene menomato, fatto un braccio, una gamba, quello che si vuole, voglio dire, no? Per salvare però l'insieme, per non procurare la morte con il propagare dell'infezione, questo viene tagliato. Quindi da qui si può vedere la conclusione del discorso di Tommaso. Ora, qualsivoglia persona singola ha con il resto della comunità
lo stesso rapporto che ha la parte con il tutto. E perciò, se un individuo è pericoloso per la comunità, è capace di corromperla per qualche suo peccato, allora la sua uccisione è lodevole e salutare. Al fine di conservare il bene comune, come scrive l'Apostolo Paolo, un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Ma quindi c'è anche la citazione dell'Apostolo delle Genti. Quindi il ragionamento, vedete quello che vuol dire l'uso di ragione di cui parla Tommaso. No? L'uso di ragione che è capace appunto di collocarsi da una parte in un contesto che è quello il contesto della creazione, l'uomo perfetto eccetera, e dall'altra nel contesto invece della realtà umana, che è di l'uomo sì è fatto all'immagine e somiglianza di Dio, ma non è Dio, voglio dire, no? È un'immagine, è una somiglianza. Quindi certamente in qualche cosa è certamente deficitario rispetto al creatore. E allora si deve appunto in qualche maniera organizzare. Per questo quantunque uccidere un uomo che mantiene la sua dignità umana, per quanto sia di per sé un male, tuttavia dare la morte a un peccatore può essere un bene come uccidere un animale. Infatti l'uomo malvagio è peggiore di una bestia e nuoce maggiormente, come insegna il filosofo nel primo libro della Politica e nel settimo dell'Etica. Fermo restando che tale compito, ecco, e qui però appunto dopo aver detto questo, no? Dopo aver giustificato la presenza appunto della pena di morte e dell'esecuzione di morte, Tommaso dice, fermo restando che tale compito può essere svolto esclusivamente da una persona pubblica, governante o magistrato che sia, e mai, mai da un privato, ancorché offeso. E solo nei casi in cui si ritenga che la punizione del carcere non sia sufficiente per la gravità della colpa o del peccato commesso. Quindi, da una parte c'è appunto una sorta di spirale, di via aperta alla condanna a morte, ma dall'altra c'è appunto un filtro, e il filtro è dato dalla pubblicità dell'esecutore, dal fatto che rappresenta appunto la comunità. Quindi la figura del giudice, come la figura del boia, vuol dire non è la figura del singolo, ma nel momento in cui appunto esercita un diritto della società nei confronti di colui che questo diritto ha messo a rischio. E quindi si può procedere. Sulla funzione giudicante e sulle caratteristiche dello svolgimento del processo, Tommaso aggiunge numero considerevole appunto di questioni, ma poi in un certo punto definisce la figura del giudice. Il giudice è interprete della giustizia, cioè è colui che applica, che comprende il senso ultimo della giustizia e lo applica. Per cui, come dice appunto il filosofo nel quinto libro dell'Etica, si rivolgono al giudice come a una legge animata. Il testo della legge è fissato, il giudice è la lex animata, cioè quello che dà voce al testo stabilito. La giustizia non riguarda se stessi, ma gli altri, sempre rivolta all'altro. E perciò è necessario che il giudice si interponga tra due contendenti, il che avviene essendo uno l'attore e l'altro il colpevole. Quindi, verificandosi un crimine, il giudice non può condannare nessuno in giudizio se non c'è l'accusatore, secondo quanto è scritto negli Atti degli Apostoli. I Romani, dice il testo, questo è il testo degli Atti degli Apostoli, i Romani non usano consegnare a una persona prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Questo è il diritto romano. Quando pensate che
i due apostoli più importanti, no? Pietro e Paolo. Voglio dire, Pietro muore, a parte la sesta in giù, ma appunto sulla croce. E Paolo invece viene decapitato. Vuol dire che perché questa differenza? Perché Paolo, quando viene arrestato, diciamo, la prima cosa che dice è civis romanus sum, sono un cittadino romano, e quindi in quanto cittadino romano devo essere giudicato secondo lo ius romano, che prevede non la croce, no? O l'impiccagione o quello che si vuole, perché tempi non si impiccavano, mettevano in croce e poi speravano non essere la sventa così, ma è la decapitazione, no? Che è appunto una cosa, se si vuole, quasi guerrista, no? Muore con la spada, non è un'infamia come appunto essere esposto sulla croce alla morte. Appunto, civis romanus sum, quindi il diritto romano si deve applicare, e il diritto romano appunto vede nel singolo appunto colui che ha diritto a un giusto processo, cioè di fronte a un'accusa deve avere modo di rispondere, e se poi la sua risposta non è ritenuta giustificativa dal giudice viene condannato. Però l'iter è quello ed è obbligato. Quindi anche qui il rapporto con la ragione è un rapporto fondamentale, perché è la ragione quella che ci consente di agire appunto come Dio vuole. L'ultimo tema di questa, diciamo, inanellata di questa storia, qual è? È naturalmente la guerra, il fatto che ci sia la guerra. Perché una guerra? Perché Tommaso parla anche di questo. Cioè, le guerre, che cosa sono? Sono giuste, non giuste e così via. Perché una guerra si possa definire giusta, esiste appunto la guerra giusta, essa deve rispondere a tre quesiti, no? Essendo un teologo che elenca con precisione. Innanzitutto è necessaria l'autorità del principe, per ordine del quale la guerra viene combattuta. Infatti non è compito di una persona privata promuovere guerra, visto che può promuovere i suoi diritti di fronte a un'autorità superiore. Cioè la guerra è quindi l'ultimo atto dell'agire di una persona o di una società o di un popolo contro un'altra persona, un'altra società, un altro popolo. È l'ultima istanza, cioè in altri termini. Inoltre, anche perché radunare un esercito come è necessario fare per guerreggiare non spetta a un privato, dal momento che la cura dello Stato è affidata ai principi, eccetera, eccetera. Inoltre, si richiede che vi sia una causa giusta. Questo è un pio desiderio, perché tutte le guerre sono sempre giuste da parte di chi le fa, no? Cioè che la guerra deve essere combattuta contro coloro che hanno commesso una colpa tale da renderla necessaria. Infine è necessario invece che l'intenzione dei combattenti rimanga retta, cioè tesa a promuovere il bene e a evitare il male. Io desiderio, però voglio dire, è quello che si richiede perché una guerra in qualche maniera sia giustificata. Quindi l'autorità, il fatto che sia un qualcosa che risponde, cioè a un qualcosa di sbagliato che è stato fatto, e poi che appunto sia condotta secondo le regole, oggi si direbbe appunto senza usare mezzi bellici che sono contro, tipo i gas, cose di questo genere, che sono appunto contrari al confronto persona a persona. Naturalmente, come si può evitare la guerra? Come si può evitare la frantumazione di una società costituita? Attraverso la politica, attraverso cioè la capacità di ragione che in qualche maniera
diciamo, espone tutti i termini delle questioni e induce alla discussione razionale piuttosto che al prendere le armi o cose di questo genere. Perché intanto bisogna tenere conto che l'elemento fondamentale dell'esercizio del potere qual è? È quello che distingue il potere temporale dal potere spirituale per un uomo del Medioevo, no? Perché nel Medioevo appunto, il contrasto tra il potere spirituale e il potere temporale è quasi la norma. In genere prevale l'uno o prevale l'altro, a seconda che l'imperatore o il re sia più forte in un momento in cui il papato è debole, e viceversa, quando il papato è forte, il potere imperiale o reale è debole. Poco dopo, un trentennio dopo la morte di Tommaso, lo scontro fortissimo che avviene all'interno della società cristiana è molto forte e porta come conseguenza quello che nel testo di Tommaso era soltanto una possibilità remota e assolutamente da evitare, vale a dire lo scontro tra il Papa Bonifacio VIII e il re di Francia, che sosteneva appunto l'autonomia del regno di Francia e la possibilità da parte del re di Francia di tassare anche le proprietà ecclesiastiche per finanziare il suo esercito che doveva combattere contro gli inglesi, eccetera, eccetera. È uno scontro all'ultimo sangue, no? Perché tutti che avete studiato anche la storia saprete cos'è l'oltraggio di Anagni, no? Ne immagino, voglio sperare, però in ogni caso è l'oltraggio che viene fatto dal potere secolare, e cioè dal ministro del re di Francia a Bonifacio VIII, appunto con lo schiaffo dato al Papa da parte di Guglielmo di Nogaret. È il momento di crisi ultima di questo. Ma il passaggio, perché arriva a questi termini? Perché in quel caso lì il papato è obiettivamente debole. Debole nel senso che il re di Francia è più forte, ha messo insieme un'alleanza che gli consente di far leva sul pessimo carattere di Bonifacio VIII, che quindi si creava nemici come si girava, e quindi di mettere la Chiesa difficoltà rispetto al potere secolare, no? Mentre e dà l'avvio a quello che sarà il papato avignonese, che è il periodo peggiore della Chiesa, perché si arriva a un punto in cui i papi sono addirittura tre, no? Tre papi in contemporanea, no? E poi dopo apre lo spazio al Concilio di Costanza, che è quello rifondativo della società europea. È tutto un percorso lungo, perché dura più o meno un secolo, perché le cose della Chiesa vanno sempre lentamente, però avviene questo tempo. Ora, dice Tommaso, sia il potere spirituale che il potere temporale derivano dal potere divino. Perciò il potere temporale è sottomesso a quello spirituale, e qui è il punto fondamentale, nella misura in cui gli è sottoposto da Dio, cioè nelle questioni che riguardano la salvezza dell'anima. Quindi il rapporto tra potere spirituale e potere temporale è sì un rapporto di subalternità del potere temporale nei confronti dello spirituale, ma limitato allo spirituale, cioè limitato a quelle che sono appunto le funzioni del clero. Cioè, pertanto, nelle questioni che riguardano il bene civile, si deve ubbidire di più al potere temporale che al potere spirituale,
secondo quanto è scritto in Matteo 22:21, date a Cesare quel che è di Cesare. No? Quindi il richiamo è appunto al testo evangelico, proprio per dire che il potere spirituale è sì un potere superiore, perché lo spirituale è superiore al temporale, ma anche la capacità operativa di chi rappresenta il potere spirituale è limitata al potere spirituale. Il Papa può scomunicare il re, come vuol dire, no? Per cui il re andrà all'inferno, voglio dire, ma non può prendere le armi contro il Papa. Mentre naturalmente il re, quando prende le armi contro il Papa, è appunto, sta esercitando un suo potere che naturalmente poi lo pone nelle condizioni di essere condannato dal Papa. Questo i re in genere se ne infischiavano abbastanza delle condanne papali, no? E andavano avanti. Il problema però, da un punto di vista, diciamo, concettuale, è proprio quello di mettere in rilievo la distinzione appunto tra i due poteri. Bene, chiudo dicendo che tutto questo argomentare è stato anche per darvi un'idea, la prima, della complessità di un testo medievale, che è un testo che soprattutto nella scolastica, quindi nel periodo che parte dall'inizio del XIII secolo in poi, che sempre più perfeziona i suoi strumenti e arriva poi, purtroppo, ma a distanza di almeno due secoli, a quella che è appunto il vaniloquio verbale, cioè il fatto che a forza di distinguere, di sottolineare, di separare tutte le questioni, si finisce poi per parlare del nulla, cioè si perde la sostanza, diciamo, di quello che è stato l'insegnamento aristotelico che era prevalente nelle scuole. Ecco perché Tommaso costituisce, da questo punto di vista, e questo è il motivo per cui ho letto anche questi pochi passi, per far vedere come nell'ottica di un grande teologo, perché lo era, e di un grande filosofo, perché lo era, e quindi di un grande uomo di fede, perché tale era Tommaso d'Aquino, però la capacità di porre insieme il ragionamento razionale con quella che era appunto una fede in qualcosa che è ultraterreno, e del vedere il corretto ragionamento razionale come una delle strade possibili per attivare quello che è il ragionamento che riguarda appunto non più il mondo creato, ma il creatore. Grazie per l'attenzione.